Si conclusa oggi a Sasso Marconi la fiera di Sdaz, 3 giorni ispirati alla tradizione contadina. Si conclude oggi la Fira di Sdaz, l'antica festa della tradizione contadina, che è tornata con la 351esima edizione. Si è svolta al borgo di Colle Ameno e al parco del Chiù a Pontecchio dal 6 all'8 settembre. 3 giorni di festa nel solco della tradizione per celebrare la storia e le origini agricole del territorio, immergendosi tra i suoni, i colori e i sapori della cultura contadina. Abbiamo cercato di rinnovare, portare di nuovo e come vorremmo fare per il futuro. E portare le vecchie tradizioni dei nostri nonni, dei nostri bisnonni. Ad esempio, alle spalle abbiamo la trebbiatura, abbiamo gli animali, che è molto bello anche per i bambini, abbiamo un caseificio, tre madonne, che fanno il parmigiano reggiano. Perciò partono proprio con il latte e da lì fanno vedere la dimostrazione di come si fa il parmigiano reggiano e arrivano alla forma del parmigiano reggiano. Quest'anno proprio appunto abbiamo aggiunto queste cose, abbiamo aggiunto questa novità, abbiamo aggiunto la novità degli animali che gli altri anni, gli ultimi primi 2 anni non c'è, è mancata. La fiera di Sdaz nella frazione di Pontecchio Marconi ha ritrovato vitalità, offre occasioni a tutte le generazioni di ripensare al passato, alla tradizione contadina, agli animali, ai prodotti della terra, cosa hanno voluto dire per i nostri nonni, per i nostri antenati, ma cosa vogliono dire anche oggi. Siamo veramente contenti di riuscire a offrire un'occasione di incontro, conoscenza, ma anche divertimento. Per i bambini tantissime occasioni.